Ciao a tutti, oggi sono super contenta perché faccio il video sulla silhouette alta. E a me è arrivata mercoledì, quindi oggi è domenica. Purtroppo mi scuso per non averlo fatto prima, ma ho avuto una settimana un po' incasinata. Quindi oggi è domenica e ho detto facciamo il video, anche perché sono molto curiosa di vedere come funziona. Diciamo, questo è il primo video e si concentrerà esclusivamente sul software. Poi domani vi farò vedere come si prepara la stampante per fare il nostro oggetto che poi sceglieremo. Bene, per chi volesse comprare la plotter, la trovate sul sito di Simone. Anzi, ringrazio per avermela mandata. Grazie Simone, ciao. E la comprate appunto su creativamenteplotter.it. Andando alla voce silhouette alta, trovate la macchina e i filamenti. Come vedete, ce ne sono di diversi colori e da considerare il prezzo. Vedete, cioè è una stampante 3D e costa poco, perché se voi andate a vedere altre stampanti, cioè, hanno delle cifre esorbitanti, almeno io ne ho viste. Addirittura ce n'è un mio amico un tipo di stampante che poi per me è difficile anche da capire e ha speso, mi sembra, 1.000 euro e passa. Comunque, diciamo che è abbordabile questa cifra anche a chi, come me, ha poche disponibilità di liquidi, quindi è veramente, veramente una bella cosa, è un gioiello. Io penso che tutti i prodotti Silhouette, a partire dalla Potrite, Cameo, Curio, Mint, sono dei gioielli. Io non so, sono talmente contenta delle mie macchine. Non so come spiegare. Poi chi ce l'ha sa cosa voglio dire. Bene. Detto questo, ora vi faccio vedere come si scarica il software. Vi farò vedere alcuni siti dove si possono acquistare anche file gratuiti, oltre che lo store della Silhouette. E poi passiamo al video tutorial. Dunque, allora, intanto vi faccio vedere i siti dove si possono acquistare, scaricare gratuitamente dei file. Io ne ho visti diversi, ma quelli che per adesso mi sono piaciuti di più sono Umagine, che è questo, che io mi sono scaricata questo vaso che mi piace tantissimo. E se andiamo nella pagina iniziale, vi faccio vedere. Ci sono, vedete, le diverse voci dove potete andare a vedere. E vi garantisco che qui ha tantissime cose molto carine. In più ho trovato anche Thingiverse, che è questo. Anche qui abbiamo le diverse voci per cui cliccare e andiamo a vedere quello che contiene. Anche qui ha diverse cose carine, però come ho detto io quello che per adesso preferisco è questo. Bene, detto questo, andiamo nel sito della Silhouette e andiamo a scaricarci il software. Come facciamo per scaricarci il software? Andiamo in Aggiorna software, si apre la pagina dove ci sono tutti i software che abbiamo. Io ho anche questi per il PixCam mobile e Silhouette Studio mobile, perché io uso anche con il tablet. Qui vediamo anche Silhouette Connect, che io purtroppo non posso fare il video perché non ho né CorelDRAW né Illustrator. Silhouette Model Market, se vi ricordate, ho fatto un video per questo, anche questo è un bel software. Questo non l'ho mai utilizzato.
Ora andremo, cioè poi è il Mint Studio, è quello per i timbri. Ora andremo a scaricarci Silhouette 3D. Ah, il primo è per Silhouette Studio, quello per la nostra Cameo. Bene, andiamo a scaricarci. Andiamo su Finestre per chi ha Wind e per il Mac dovete cliccare su Mac. Io non lo scarico perché l'ho già scaricato, quindi faccia nulla. E voi dovete fare un'installazione come avete fatto quello per la Silhouette, per la Curio, per la Cameo e così via. È un semplice software che seguendo l'ideata vi porta all'installazione. Bene, detto questo, io apro il mio software. Oh, scusate, io ho fatto tutte le mie prove. Adesso cancelliamo. Come aprite il vostro programma, vi trovate l'area di lavoro, che questa è tonda, ma se vi ricordate, quelle delle nostre, della Cameo e della Curio sono quadrate. Poi quando aprite, sicuramente se è la prima volta, vi dovete collegare al cloud per aprire la vostra libreria, che dopo vediamo il perché ci serve. Io per esempio ho fatto un disegno, ho provato a fare un disegno con Silhouette Studio, l'ho messo nella libreria, della Cameo, diciamo, e me la sono trovata in queste cartelle e poi ho lavorato nel 3D, ma è semplice, quello magari vi farò vedere un video poi più avanti. Ora andiamo a scoprire le icone più importanti, quelle che ci servono per lavorare il 3D, e sono queste tre per adesso, perché questo è il nostro appuntatore. Se apriamo quest'icona, vedete, abbiamo delle forme che possiamo usare per fare i nostri lavori e modificare. Per esempio, se io apro il cono, vedete, questa icona qua serve per muoverci e vedere da tutte le angolazioni il nostro lavoro. Ok? Ora io mi metto in questa posizione e vedo la grandezza del cono. Lo voglio fare più alto. Cosa faccio? Prendo il quadrettino e lo porto in alto, ma potete farlo anche se vedete qua ci sono le dimensioni di cui io ho aperto il disegno. Per esempio, se mi sposto, vedete, diventa più grande. Io preferisco sempre agire in questo modo più che mettere i valori, ma potete farlo benissimo anche da queste finestrelle qua. Bene, detto questo, adesso cancelliamo e vediamo quest'altra icona ed è l'opzione testo. Ci apre la finestrella testo, io scrivo il mio testo, faccio ok, magari scelgo il mio font, scusate se lo voglio fare per esempio in questo modo qua, ce lo vediamo, ecco, così vediamo bene. Io ho scelto questo oppure questo, vedete, vi dà la possibilità di usare i vostri font che avete poi installato sulla vostra macchina. Ok? La facciamo più alto, vedete lo spessore, poi voglio farlo un po' più grande perché così mi sembra una scritta molto piccola. Io agisco, come ho detto, da questi quadrati qua, vedete? Voglio vedere quanto è alto. Vedete, mi sembra una buona altezza, un buon spessore e per me così sarei già a posto. La mandiamo in stampa e ci farà questa scritta.
Ora cancelliamo perché vi voglio fare vedere come importare da queste nostre cartelle. Io apro Gioielli, farò come avete visto quando ho aperto il software questo. Qui ci apre un'altra finestra in cui ci dice che se vogliamo importare come estrusione, come cutter, in pratica ci fa una sorta di stampo. Per esempio, io che uso molto la pasta di mais per i miei lavori, potrei farmi uno stampo per la pasta di mais. Questo, una scatola per i vostri gioielli, uno stencil box, uno stencil e un pendente. In pratica, da qui potete fare i vostri gioielli, sia pendenti, appunto come dice il titolo stesso, oppure anche anelli, credo. Però è una cosa che vedremo poi in futuro quando farò altri video. Per adesso aprirò questo disegno come scatola ed è quella che avete visto prima. Io se seleziono questa, vedete, tolgo il tappo per farvi vedere che è il tappo della scatola e questa è la scatola con il nostro ricavo. Possiamo sempre agire come abbiamo fatto, vi fa vedere quanto è alta. Vogliamo farla più alta, basta prendere questo quadretto diventa rosso e lo tiriamo su o lo tiriamo giù, secondo come vogliamo. Io decido di lasciarlo così. Qua abbiamo una serie di icone. Qui abbiamo sempre le dimensioni che possiamo cambiare i valori. Qui si duplica. Ora torno indietro. Cliccando lì si apre ancora questa. Questa fa vedere le frecce di rotazione e così via. Bene, detto questo, andiamo in print e vedete qui vi fa vedere come viene a lavoro finito e per fare questo ci mette 1 ora e 51. Ma se, a seconda di quanto è grande il nostro oggetto, quindi diciamo che il tempo è abbastanza lungo. Se vogliamo vedere, se clicchiamo qui, per esempio, ci fa vedere come parte il disegno con la nostra stampante. In pratica, mi fa vedere quello che la stampante sta facendo in quel preciso momento. A vedere tutti i passaggi in tempo reale, quindi come va la stampante, dovrebbe andare anche questo, perché vedete 1 ora e 51. Adesso non sto a farvelo vedere tutto perché altrimenti sarebbe un video lunghissimo. Una volta finito questo, adesso lo fermo, passiamo, basta cliccare, vedete questa barra, io la chiamo la barra dei livelli. Finito questo dobbiamo cliccare sul coperchio e anche qui vi fa vedere come viene il lavoro finito, mentre per fare il coperchio ci vuole 1 ora e 40. E sempre se partiamo, se clicchiamo su questa icona qua, vi fa vedere partire il lavoro. Ora adesso andiamo avanti per vedere in fretta come verrà. E qui stiamo finendo ed ecco qua, vedete? Qui ora mi dice che devo connettere la silhouette perché ancora non l'ho connessa. Se clicchiamo su questa rotellina qua, vi dà per settare la vostra stampante 3D, ma questo è proprio cioè, se volete proprio agire voi. Io vi consiglio di lasciare così come stanno, perché forse questo è più per una persona più, come devo dire, esperta. Bene, io spero di essere stata chiara con questo video. Vi aspetto al secondo video che vi faccio vedere come usare la stampante.
Niente, spero di essere stata abbastanza chiara, che vi sia stato d'aiuto e vi aspetto al prossimo video. Ciao!